Good morning. Good afternoon. Buongiorno ragazzi di Ricette da Sballo. Oggi tenderemo a fare un piatto cominciando andando a comprare gli ingredienti. Faremo un piatto famoso, importante. Speriamo che riusciamo almeno a crearlo identico. Ed è un piatto che ho visto a MasterChef. E tra poco vi faccio vedere qual è il piatto, il tempo che organizzo di prendere quella piccola parte di video per poi inserirla nel nostro video di ricetta. Speriamo che riusciamo a farlo, non lo so, è difficile, è un piatto stellato, quindi proviamoci, che succede. A più tardi, adesso andiamo a fare la spesa. Voilà. Allora ragazzi, il primo prodotto che dobbiamo prendere è la mozzarella, però secondo me quello che è migliore per questa ricetta, secondo me, è il fior di latte che ce l'hanno. Andiamo a prendere qua, parliamo di mozzarella. Secondo me il fior di latte è meglio. Andiamo a prendere un paio di fior di latte. Ci prendiamo un po'. Già stanno a 40. La ricotta. Serve qualcosa per fare il latte di mozzarella, quindi possiamo prendere mozzarella piccolina, dobbiamo fare il latte di mozzarella. Questo sarebbe l'ideale, però ci vorrebbe più grande. Se riusciamo a trovare qualcosa qua. Voilà. Allora, il primo problema che troviamo, ragazzi, è il contenitore. Quindi io purtroppo queste qua avrei optato per queste, però il problema è che dice che per forno a microonde, però non so se va per il forno tradizionale, quindi onde vitale, sarebbe bene anche una coppetta del genere, però appunto si spacca. Allora, a casa significa che noi lo faremo un po' più grande, questa sarebbe proprio l'ideale. Ma non è Pyrex. No. Però sarebbe proprio l'ideale. Allora, a casa ho le coppette in Pyrex, quindi possiamo utilizzare le coppette in Pyrex che sono più grandi, quindi facciamo un Vesuvio un po' più grande. Ok, è inutile andare a perdere altro tempo, ma questo lo prendo lo stesso. Andiamo lo stesso, adesso invece viene qualche idea. Io ho le Pyrex così, però sono più piccole, quindi possono, alla fine possiamo fare qualcosa. Voilà. Ok, a più tardi prendiamo altre cose. Voilà, siamo pronti. Voilà, 56 euro proprio fa copiare una ricetta. Voi mi stanno pure a me, un coppo qua no. Perché vi faccio godere. Godere con il palato. Voilà. Allora ragazzi, siamo ritornati e quindi adesso io vi faccio vedere questo video, nel frattempo che preparo gli ingredienti, di quello che noi stiamo parlando. Voilà! Allora ragazzi, a parte il caffè, ecco qui gli ingredienti che serviranno per creare questo piatto. Quindi loro hanno parlato di mozzarella di bufala, però comunque alla fine siamo a Parigi, quindi la mozzarella fa cagare, e ho trovato il fior di latte invece, che è molto buono, e quindi secondo me è meglio il fior di latte. Poi abbiamo preso questa mozzarella piccola per fare
la cremina di mozzarella insieme al latte. Voilà. Scusate, una telefonata, ho dovuto bloccare. Allora, la carne macinata ci serviranno per fare le polpettine. Quindi abbiamo anche un po' di pane secco. Andiamo a mettere. Ah, mi sono scordato il parmigiano. Sapevo che mi ero scordato qualcosa. Però non fa niente, non ce ne frega un cazzo. Quindi automaticamente abbiamo poi la salsina di pomodoro, che è meglio farla così, perché tutti gli errori che hanno fatto a MasterChef, che hanno frullato il pomodoro e quindi automaticamente è cambiato di colore. Invece noi lo facciamo così, così non cambia di colore, bello rosso. E poi facciamo anche la salsina praticamente al basilico. Quindi vediamo un po' se riusciamo a ricreare questo piatto. Allora, per quanto riguarda il contenitore, purtroppo c'è solo questo, quindi dobbiamo fare in modo che magari possiamo modellarlo un po', oppure lo lasciamo così comunque e lo facciamo diventare come praticamente un Vesuvio. Prima ci stava la frutta, adesso lo laviamo, e questi qua sono contenitori in Pyrex che possono andare benissimo in forno. E quindi il contenitore ce l'abbiamo. Iniziamo a fare i primi ingredienti. Le prime cose che noi andremo a fare saranno le polpettine e il sughetto. Poi dopo vediamo dopo, quando segue. Voilà, allora carne macinata, un uovo. Non abbiamo fatto molto perché comunque alla fine me lo mangio solo io, quindi è calorico. Prezzemolo. Quindi non abbiamo messo il formaggio, adesso mettiamo un po' di no, un po' di aglio, no, finché guasta tutto. Quindi prendiamo sale e pepe, abbiamo messo quindi questa roba qua, va bene così. Adesso mischiamo e facciamo delle polpettine molto piccole. Voilà, ah, quindi stiamo facendo il composto, ho aggiunto anche del pan grattato per farlo diventare più fermo, perché un uovo per la quantità di roba era troppo, quindi logicamente diventeranno un po' più scurette, però comunque non ci interessa, l'importante è che sono cotte bene. Voilà, e adesso facciamo le polpettine ed andiamo a friggerle. Voilà, come vedete le polpettine ne sono molte, quindi noi andremo a suddividerle. Quindi facciamo le polpettine piccole, che andremo a utilizzare per questo piatto. Le polpettine grandi le friggiamo ugualmente, però poi le andremo a consumare un'altra volta, andremo a fare qualche altra cosa. Quindi cominciamo a friggere le nostre polpettine piccoline. Voilà, quindi nel frattempo che noi stiamo friggendo le nostre polpettine, che comunque è molto rapido, incominciamo a fare anche il nostro sughetto. Un sughettino semplice, semplice, semplice. Aglio, olio, e poi andremo a mettere le nostre passatine di pomodoro. Facciamo cuocere per una mezz'oretta a fuoco basso ed aggiungiamo semplicemente del basilico, sale ovviamente e pepe a piacere. Voilà, le polpettine sono quasi pronte, come vedete, sale, pepe, l'aglio che adesso diciamo ha fatto il suo lavoro, quindi possiamo anche togliere. Voilà, attenzione. Quindi abbiamo quindi tolto l'aglio, adesso aggiungiamo. Abbiamo già aggiunto il pepe, adesso aggiungiamo un po' di spezie, un po' di prezzemolo, un po' di basilico e facciamo cuocere per una bella mezz'oretta. Voilà, abbiamo quasi terminato completamente con le polpettine. Adesso andiamo a prendere l'altra polpettina. Casomai venisse male il piatto, nel senso che non viene come noi abbiamo pensato. Quindi anche con l'estetica, però l'importante è che viene buono. È sempre buono prepararsi un piano B, quindi automaticamente il piano B rappresenterebbe polpettine e patatine fritte, se ci viene male sta situazione. Voilà, allora ragazzi, gli elementi più lunghi, le polpettine e il sughetto. Il sughetto 10 minuti al massimo è pronto, le polpettine sono pronte.
Quello che manca nella ricetta sono i piselli, però i piselli io uso questi qua, ma vediamo se questi qua sono buoni. No, vedete, ha fatto cosa sopra. Quello che mi dispiace di questi piselli è che una volta che li apri li devi utilizzare per forza. Un petit boite. Jeff, vuole appendere de parmesan? Parmesan? Et les pois comme ça. Il y a de petites boîtes comme ça. Voilà, le même pois comme ça. Il y a de petites boîtes comme ça. Mais c'est une chose petite, pas énorme. Parce qu'une fois que je l'ai ouvert, regarde, je dois jeter un moment. Donc, mais c'est quelque chose de petit. D'accord? Non, c'est tout grand. Ah, oh. C'est là. C'est là, c'est là, c'est parfait. Il y a deux, trois, là. Ouais, ok, c'est parfait, Jeff, c'est parfait. C'est bien. Non, c'est parfait. Voilà, i piselli ce l'abbiamo, ci andiamo a togliere queste carotine di dentro. Sono molto buoni, quindi possiamo, si lavano, si sono cotte e duano i frascanti. Ok, quindi quello che adesso arriva all'operazione più complicata è di creare il tipo di timballo. Però siccome sono mezzogiorno e 20, a mezzogiorno e 30 è finito il sughetto, quindi quello che io dobbiamo preparare adesso è solo il basilico fatto a pesto, diciamo, e il latte con la mozzarella. Sono cose che impiegano veramente tantissimo tempo, quindi possiamo fare una pausa sigarette e poi dopo ricominciamo. Voilà. Allora, adesso andiamo a prendere dell'acqua, che andiamo a 5 minuti là se prendo. Allora, prendiamo dell'acqua, andiamo a mettere il basilico dentro, una volta che arriva l'acqua all'ebollizione ovviamente. Per neanche 50 secondi, guardate questo combinato. Per 50 secondi neanche, quindi andiamo a sbollentare il basilico, lo andiamo a mettere in acqua fredda, così rimane sempre un bel colore. Lo andiamo a frullare con dell'olio. In questo procedimento serve per togliere l'amaro del basilico, perché se voi frullate il basilico direttamente con l'olio voi otterrete un basilico, una cremina che è amara. Quindi togliete l'amaro sbollentando semplicemente il basilico, dopodiché andremo a fare la riduzione con il latte e la mozzarella. Voilà, ovviamente scegliete sempre le foglie più grandi, ed ovviamente non è una grande quantità, quindi automaticamente non andiamo a mettere poco, non serve mettere tutto sul basilico, quindi dobbiamo fare proprio delle gocce, quindi automaticamente ne serve poco. Voilà, la salsina è pronta, buonissima. Abbiamo aggiunto delle foglie di basilico semplicemente per far assorbire al sugo tutto l'olio essenziale del basilico, quindi non dovete mai girare. Questo è il segreto dello chef per avere un bel sugo al basilico. Allora, qui praticamente sta arrivando all'ebollizione l'acqua, una sbollentata molto rapida del basilico, e poi dopo lo immergete direttamente nell'acqua e ghiaccio. Voilà. Abbiamo quindi fatto la nostra operazione, abbiamo sbollentato quindi il nostro basilico. Adesso andremo a inserire dell'olio qua dentro il nostro basilico e andiamo a frullare con un frullatore a immersione. Voilà, abbiamo quindi preparato la nostra salsina a basilico. Ne è venuta molto di più, però per quello che mi serve non è necessario conservarla tutta. Adesso puniamo un attimo qui e facciamo la salsina, la riduzione con latte e mozzarella. Voilà. Normalmente loro dicono nel video che ci vogliono 100 g di mozzarella e 100 g di latte. Noi andremo a prendere
praticamente mezza mozzarella, perché l'altra mozzarella la andremo a mettere nel nostro tortino, che là è pronto già il pezzo, e quindi andremo a fare mezza mozzarella e neanche mezzo bicchiere di latte, che andiamo praticamente a riscaldare, e dopodiché andiamo a frullare con il frullatore ad immersione per far uscire la crema. Voilà, quindi abbiamo aggiunto la mozzarella, adesso stiamo riscaldando il nostro latte, quindi ne ho fatto poco proprio perché diciamo che a noi in questo caso qua è sprecato, perché dobbiamo fare una sola cosa. Se dobbiamo fare diversi piatti allora ne vale la pena, però comunque mettiamo pure un po' di acqua di mozzarella. In cucina non va buttato niente. Voilà. E quindi aspettiamo che il latte va un attimo in ebollizione e misceliamo tutto. E voilà. Allora, le polpettine ce l'abbiamo, i piselli ce l'abbiamo, che adesso le andiamo a lavare. La cremina di latte l'abbiamo fatta, la cremina con il basilico l'abbiamo fatto, la mozzarella ci sta. La ricotta, adesso andremo a inserire un uovo in modo che si solidifica. Quindi andremo a inserire un uovo, il sale, il pepe, facciamo bella saporita, perché comunque già è saporita perché è ricotta di bufala. Quindi abbiamo incominciato a mettere l'acqua per cuocere la nostra pasta. La pasta va cotta, come dicono loro, 1 minuto e 40. Quindi alla fine di 1 minuto e 40 noi incominceremo a mettere anche il nostro forno. Quindi nel frattempo che noi prepariamo il nostro tortino, il nostro forno deve essere a 180 gradi. E un'altra cosa che è molto importante, dopo il tortino deve essere capovolto. Io utilizzerò questa griglietta per fare cadere, diciamo, tutti i succhi e non farli andare poi nel piatto per la guarnizione finale. Il sugo è pronto, diciamo che siamo a buon punto. Adesso incominciamo a miscelare un uovo, sale e pepe nella nostra ricotta. Voilà, allora ho aggiunto mezzo uovo, un pizzico di sale, del pepe e anche un po' di sughetto per farla cambiare colore. Adesso mischiamo il tutto bene. Voilà. Allora, come vedete, adesso noi stiamo sbattendo questo uovo, quindi tutto pronto. Adesso come andrà il decoro all'interno? Allora, in poche parole, noi andremo a tagliare la mozzarella a fette sottili che andremo a mettere sia sulla parete che sul fondo. Sul fondo qui andremo a mettere la ricotta e poi man mano mettiamo la nostra pasta attorno della mozzarella, quindi dovete coprire per bene tutto, e poi quindi facciamo dei strati tra mozzarella, polpettine e piselli fino ad arrivare all'orlo, dove alla fine qui praticamente, una volta terminato, andremo ad aggiungere l'uovo e sopra andremo ad aggiungere delle fette di mozzarella che copre praticamente tutto. Quindi in poche parole viene come se fosse una mozzarella ripiena. Ok, questo è il discorso. Quindi dobbiamo vedere solo se ci riesce veramente, se riusciamo veramente a farlo. Voilà, abbiamo incominciato ad accendere il nostro forno. Adesso creiamo le fettine di mozzarella che andremo a mettere tutto attorno. E l'acqua incomincia a bollere, perché la cottura della pasta nell'acqua deve essere di 1 minuto e 40. Voilà, la verità non so quanto ce ne va di pasta, comunque io ho messo una quantità di pasta adesso nell'acqua, e quindi aspettiamo 1 minuto e 40. Quindi praticamente voi dovete rivestire la parte interna di mozzarella. Io, siccome non voglio sprecare l'altro fior di latte, allora io continuerò utilizzando della provola. Voilà, quindi come vedete ho messo anche un po' di ricotta tonno per fare da collante della pasta. Voilà. Anche se devo dire la verità, per me 1 minuto e 40 è troppo cruda. Comunque adesso andremo un attimo a farla raffreddare, perché altrimenti scioglie tutto là dentro, e puliamo, laviamo un attimo i nostri piselli. Voilà, adesso incominciamo a mettere un filone di pasta, così, vedete, intorno,
mettere la nostra pasta così. Bella stretta, eh? Non lo so, un minuto e 40 ma parla una stronzata, ci vuole la verità. Andiamo a vedere il risultato finale. Così. Guarda, adesso andremo a mettere un po' di piselli, andiamo a mettere due polpettine, schiacciamo un po' di piselli. Ed altra ricotta, e quindi facciamo fino a quando non copriamo tutto l'orlo. Voilà, e adesso copriamo il tutto con il restante della ricotta e la mozzarella, se non ce la facciamo la provola. Voilà, andiamo a mettere la nostra mozzarella, se non ce la facciamo poi andiamo a mettere la ricotta. No, se non ce la facciamo, scusa, andiamo a mettere la... come si chiama la provola. L'importante è che tu riesci. Un pochettino di provola. Voilà, adesso andiamo a mettere l'uovo sopra, che comunque punge da collante, e che Dio poi ce la mandi buona. In forno 180 gradi, 200 gradi per 13 minuti. Voilà! Allora ragazzi, quindi abbiamo messo in forno 15 minuti, io faccio 15 minuti perché devo dire la sincera verità, un minuto e 40 della pasta mi sembra troppo poco. Comunque loro dicono a 180 gradi, io l'ho messo a 200 gradi per 15 minuti. Poi se vedo che la situazione non mi piace aumento un poco di più il tempo, però 15 minuti credo che basta. Vedete come l'uovo farà da collante. Dopo di questo lo giriamo e lo lasciamo 3-4 minuti prima di servirlo, in modo che scadano tutti i succhi, le acque della mozzarella, eccetera. Bellissimo ragazzi, guardate come si sta fondendo la mozzarella, tutto, quindi sta facendo questo involucro di mozzarella, veramente molto bello. Purtroppo non viene la forma più conica, però voilà. Allora ragazzi, ho preferito questa griglia qui, meglio, perché così dovrebbe essere meglio, un po' febbre. Comunque dovrebbe essere, visto questa griglia qui, facciamo colare tutto il sugo lì, poi dopo riprendiamo un'altra volta il coppo e lo mettiamo sopra un piatto che adesso mi organizzo. Un po' indeciso, secondo me ci vuole qualcosa di più piano, quindi secondo me prendo una teglia ragazzi, e poi dove sta la teglia forata? Voilà, secondo me ragazzi faccio un errore con la teglia, ho paura che la mozzarella, essendo molto troppo liquida, ho paura che va a entrare nella griglia, quindi secondo me ci vuole solo un piatto. La griglia no, ma voilà, quindi adesso come dicono loro noi lo dobbiamo lasciare così. Quindi come faccio a colare dopo tutto il liquido? Noi dobbiamo lasciarlo così per 3 minuti, che lui fa cadere praticamente tutto il liquido, infatti vedete che il liquido cade. Ma come dopo, quindi prendo, come già fa? Nel frattempo posso prendere della carta assorbente e man mano mi asciugo il liquido. Adesso riscaldiamo un po' il sugo. Pronto.
scaldiamo giusto un po'. Patata frittata fatta. Mi dispiace ragazzi, ma allora mo vi dico l'errore che io ho fatto. Qual è stato? L'errore che ho fatto è che ho utilizzato la coperta di vetro. Quindi perciò loro utilizzano quella là di stagnola, perché così facendo loro hanno, diciamo, la possibilità di rompere la vaschetta. Vabbè, comunque ragazzi, noi ci abbiamo provato. Non fa niente. Mi dispiace. Non utilizziamo questi prodotti. Mettiamo anche il sughetto. Purtroppo non è venuto. Perché purtroppo non è venuto. Voilà. Peccato. Però comunque è una bella idea. Ragazzi, non è venuto. Mi dispiace tantissimo. Mi dispiace per voi, ma mi dispiace per me. Che mi vuole fare una cosa bella. Comunque avevo bisogno urgentemente di quei. Ci mettiamo un po' di sugo, un altro sugo lo conserviamo per fare al limite domani una pasta con le salse, con le polpette che sono rimaste. Troppo così, che peccato, però mamma mia. Mi sembra il vomito di una capra. Però penso che di gusto è buono. Ma la più tardi per l'assaggio. È buonissimo. È bruttissimo. Wow. E no, sto continuando la ricetta. Allora, che è brutto, però è buono. Ragazzi, allora, l'errore che ho fatto è utilizzare la coppetta di vetro. Quindi di Pirex. Quindi utilizzate quelle coppette di alluminio, perché dopo voi avete la possibilità di tagliarle e quindi esce la forma. Purtroppo questo non l'ho trovato, avete visto, se mandate non l'ho trovato. Però ottimo piatto, assolutamente da mangiare. La pasta cotta al dente. Scusate ragazzi, non finisce mai questo video, però mi è venuto in mente un'altra cosa. Come loro non dicono, cioè è evidente che loro non dicono proprio completamente tutta la loro ricetta, cioè nel senso che i passaggi non li dicono tutti per evitare che ogni ristorante magari se li mette a fare. Però ho pensato che seppure utilizzate l'alluminio, alla fine la mozzarella si attaccherà sempre, una mozzarella che si è cotta di più. Secondo me un passaggio che loro non fanno vedere è che nelle pareti dell'alluminio o magari il Pirex, come ti chiami, cosa per il Pirex, secondo me lo foderano con un po' d'olio, perché l'olio poi non consente di far attaccare i prodotti, e questi sono passaggi però che non fanno vedere. Secondo me ci sta una cosa del genere, perché comunque la mozzarella anche nell'alluminio si attacca, quindi quando dopo andate a estrarre avete sempre il problema. Secondo me ci deve essere un po' di olio. Comunque ciao a tutti, ci abbiamo provato ragazzi, l'importante è provarci. È buono. Non è bello, però non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. L'importante è provarci e non mollate mai.